Terza vittoria consecutiva per la SD Sport e Cultura Patti, che ha battuto nel derby il Milazzo 82-75 nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie C nazionale. Il Patti c'è e si vede, è una terza vittoria molto gratificante, si vede nel gioco, nel movimento di squadra, in tutti i suoi componenti. C'è una panchina più lunga e quindi il lavoro settimanale viene ripagato nel risultato della domenica. Una terza vittoria consecutiva nata forse dalla determinazione di tutto il gruppo. Nonostante il primo quarto la squadra del Milazzo abbia sorpreso la formazione pattese grazie ai tre canestri da tre di Scozzaro del Milazzo con un parziale di 8-15. Poi la rimonta di Patti con la differenza di Cimani, che ha realizzato, pensate, ben 15 punti su 30 e i 9 punti di Nino Sidoti. Il parziale si è chiuso 30-29. Nel secondo periodo un motivatissimo Evotti e Mori hanno creato la differenza e quindi hanno consentito al Patti di allungare nel punteggio 55-40. Il terzo parziale il Patti ha dominato la contesa, ha sfruttato tutte le proprie individualità e ha raggiunto il massimo vantaggio 64-42 con un tiro di Evotti e poi il canestro di Jovic. Eravamo al quinto del terzo periodo. Da quel momento in poi la partita è stata sempre in mano alla squadra di coach Pippo Sidoti, che poi ha gestito al meglio facendo ruotare anche tutti gli effettivi. L'ultimo periodo è stata una formalità. Patti dunque che vince 82-75 e andiamo, prima di chiudere, a rileggere il tabellino delle due squadre. Per Patti Evotti ha realizzato 16 punti, Filippo Mori 4 punti, Alessio Lumia nessun punto, Andrea Gullo 4 punti, Matteo Ciman 21 punti, Nino Sidoti 12, Luca Bolletta 10 punti, Alexander Jovic 14 punti, Gianluca Ettaro non entrato e Alberto Mazzullo l'ultimo libero della partita. Ribadiamo il punteggio dalla Pala Serrano di Casenove Russo a Patti. SD Sport e Cultura Patti batte Milazzo 82-75 e adesso ascoltiamo le interviste raccolte a fine gara con il playmaker del Patti Nino Sidoti e con il coach di Milazzo Massimiliano Fiasconaro. Nino, ci siamo, terza vittoria consecutiva, il gioco che migliora a vista d'occhio e la squadra che continua a fare progressi. Eh sì, abbiamo fatto tre grandissime vittorie. Dopo Ragusa, che abbiamo giocato sempre in, si può dire, in 6, a Crotone lo stesso, e oggi finalmente eravamo al completo. E si è vista la differenza, penso. Si vede la differenza, la squadra respira, minutaggio più corto anche per tutti e soprattutto per te. Oggi un primo quarto straordinario, poi anche in vista dell'infortunio all'inguine, mi pare. No, ho preso una botta all'anca e ancora mi fa un pochino male, però va bene. L'importante è che abbiamo vinto. 9 punti nel primo quarto, tanta velocità, tanta determinazione. Diciamo che tu identifichi un po' lo specchio di questa squadra. Non lo so, questo è un... Dobbiamo essere tutti uniti, io non sono lo specchio di questa squadra. Siamo appunto una squadra, cioè tutti dobbiamo dare il nostro. E solamente che così possiamo vincere il campionato. 7 giornate è ancora presto, no? Per fare un bilancio, però questa squadra ha delle grandi potenzialità, soprattutto per far divertire la gente che viene al palazzetto e poi chissà, per fare un pensierino. Questo prima di tutto, far divertire le persone che vengono al palazzetto, non c'è stato pertanto la pallacanestro a Patti e quindi è giusto che vengano qui e si vengano a divertire. Bocca al lupo. Crepi. Fiasconaro, una sconfitta forse che ci può stare in un campo così particolare, soprattutto contro un Patti in netta crescita. Ah, sicuramente, Patti è certamente un'altra rispetto all'inizio del campionato, perché a parte che ha fatto secondo me due innesti molto importanti, non conoscevo questo Ciman e infatti ci ha ammazzato, e anche Spanò Gullo, che secondo me gli dà intensità in difesa, più transizione offensiva. Ora sono in tanti, si allenano bene. Pippo Sidoti è un grande allenatore che allena tantissimo le sue squadre e si vede una squadra molto pronta, era preparata contro i nostri giochi, è molto forte fisicamente, ha dei punti di riferimento importanti in quasi tutti i ruoli. Jovic, Mori non sono giocatori che certamente scopro io. Milazzo, buon primo quarto, partenza un po' sorprendente, diciamo, quelle tre bombe da tre, poi cosa è successo? No, sorprendente, noi giochiamo così quando siamo liberi dalle pressioni, giochiamo un po' meglio con le squadre un po' più forti perché siamo liberi dalla necessità di dover vincere. Abbiamo un problema che è l'inserimento nei nostri giochi offensivi di Ram, con cui naturalmente siamo in una bellissima C1, ci sono grandi allenatori e bellissime squadre. Le troviamo tutte preparate con sistemi difensivi di raddoppio. Lui purtroppo non è un gran passatore, insiste molto perché vuol vincere l'uno contro uno oltre che con la sua tecnica, anche per la sua mole fisica, e i raddoppi contro lui sono fino a questo momento molto proficui. Il nostro attacco si ferma e purtroppo lì abbiamo qualche difficoltà. Poi abbiamo anche un solo playmaker, perché l'altro è Paris Spanò, che è un playmaker che ho messo quest'anno, che ho fatto esordire, che è 17 anni e che è chiaro, quell'8-0 con lui che ci serve per farlo crescere, è chiaro che contro Patti, se gli fai prendere quel divario è chiaro che poi lo paghi. Ci abbiamo provato, ci hanno messo a zona, abbiamo fatto difese miste, abbiamo recuperato molto, ho anche tentato di migliorare quanto possibile la differenza canestri, chissà un giorno dovesse esserci la classifica pulsa. Non sono scontento, dico la verità, perché quando stavamo recuperando, se avessimo messo un terzo dei dire 3 punti che abbiamo provato senza difesa, dico probabilmente la partita sarebbe riaperta veramente. Non siamo riusciti, siamo cresciuti, capisco giorno per giorno che questa mia nuova squadra ha delle grandi possibilità di miglioramento, ma poi mi ricordo che ci alleniamo solo 3 volte alla settimana e solo 1 ora e mezza, e il quarto allenamento lo devo recuperare con un amichevole o in un campo alle 9 di sera molto piccolo di una scuola. Io purtroppo non mi rassegno, ma il presidente lo sa, siamo tranquilli, dobbiamo vincere il più possibile. Abbiamo avuto un inizio di campionato scioccante finora, 2 in casa, 4 fuori, le ho già incontrato Cosenza, Cefalù, Patti, Reggio Calabria, le ho incontrate tutte, ancora non ho avuto, ho un po' di rammarico per quella di Siracusa. Se avessimo giocato in attacco come abbiamo giocato oggi probabilmente avremmo vinto. Ti ripeto, il presidente non mette pressioni, dobbiamo vincere il più possibile, dobbiamo fare il meglio possibile, crescere i nostri ragazzi, siamo quasi tutti Milazzo, sono quasi tutti Milazzo. Un'ultima battuta forte della tua straordinaria esperienza in questo campionato, ma che campionato è? Dove può arrivare soprattutto questo Patti? Tu sei un ex, hai passato un bel periodo in questa città. Allora, Patti secondo me ha la struttura tecnica, se non la migliore, fra le migliori di questo campionato. Pippo Sidoti è un allenatore che con noi, fra virgolette, non c'entra niente, oltre per la sua qualità, anche e soprattutto per la sua esperienza. Fra altre cose è assistito dal professore Pichilli, che sono secondo me lo staff tecnico fra i migliori di questo campionato. Ora si è completata. Non ha perso tanto, nella prima fase della stagione, e si può rammagare per quella partita contro Palermo che io ho visto, ha ceduto solo gli ultimi minuti, poteva essere sua. Secondo me Patti può fare un sacco di strada in questo campionato, perché, ti ripeto, hanno la possibilità di allenarsi bene, di allenarsi tanto, hanno ora ottimi giocatori, questo innesto secondo me è super, è proprio buono. Secondo me Patti può fare molta strada.